Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, video dedicato un po' a fare le carte a India Wells, video che vi dirà quali sono i favoriti anche secondo i bookmakers del primo combine, ovvero uomini e donne della stagione. È l'8 marzo, quindi la prima cosa è il doveroso e sentito augurio a tutte le signore e a tutte le donne che guardano questo canale, auguri di cuore. Il secondo è l'invito ad iscrivervi al canale, lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net per partecipare al gioco. Avete tempo fino alle 19 di oggi per poter fare i vostri pronostici e poter partecipare al gioco. Oggi parte la classifica del cemento americano con Indian Wells, poi ci sarà Miami, poi ci sarà Cincinnati, poi ci sarà l'US Open e il vincente di questa classifica andrà alle ATP Finals, andrà a giocarsi le ATP Finals, sarà nell'urna per avere un giocatore abbinato con le ATP Finals e poter vincere il premio equivalente al secondo premio del Fantatennis. Detto questo, andiamo a vedere, partiamo dalla sezione maschile del tabellone e andiamo a vedere i favoriti del torneo secondo il mio bookmakers, ma più o meno non è che cambi tantissimo la valutazione tra un'agenzia di scommesse e l'altra. I primi quattro favoriti nell'ordine sono Medvedev a 3,25, lo potete trovare a 3 o a 3,5, ma insomma più o meno non è che cambi la quota. Carlos Alcaraz a 7,5, Tsitsipas a 8,5 e Sinner a 11. Abbiamo uno dei nostri che è nei primi quattro favoriti del torneo. Poi abbiamo Rune a 21, Aliasim a 21, Fritz che è sceso a 19, Rublev a 26, De Minaur a 29, Zverev 34, Ruud 34, Norri 34, Paul e Berrettini 41 e poi si va insomma sulle vere sorprese, Tiafoe a 51, Murray a 51, Lechka a 51, Urzak a 51, Khachanov a 67, Coric a 67, Wu a 81, Shapovalov a 81 e poi si va veramente al colpo di lotteria, Shelton a 100, Draper a 100, Dimitrov a 100 e così via, fino ad arrivare al più scarso del campo che dovrebbe essere Cacin a 500 contro 1. Andiamo però a vedere il tabellone di questi favoriti e partiamo con il primo favorito, almeno secondo i bookmakers, che è Daniil Medvedev, che è il giocatore accreditato della quinta testa di serie del torneo. Medvedev, che ha come primo turno ovviamente il bye perché le teste di serie, le 32 teste di serie, il primo turno non lo giocano. Questo succederà anche per le donne. Poi ha un primo turno non facilissimo perché c'è cioè un primo turno per lui che in realtà è il secondo del torneo perché troverà uno fra Nakashima e John Isner. Ora è chiaro che il Medvedev di oggi è in grado di superare sia Isner che Nakashima, però per essere un secondo turno è un avversario abbastanza complicato. Più facile il teorico terzo turno dove in teoria dovrebbe trovare Van den Zandschulp e poi Zverev in ottavi. Uno Zverev che viene da una semifinale la scorsa settimana, semifinale che un pochino gli ha ridato fiducia, ha battuto nei quarti Sonego anche soffrendo, ma insomma il tedesco sembra in ripresa. Certamente che, ripeto, l'avversario complicato per Daniil Medvedev rischia di avere quello di essere il suo primo turno, perché insomma Isner su questi campi ci sa giocare ed è molto difficile bloccarlo. Stessa cosa dicesi per Nakashima, insomma andarsi a giocare due tie break eventualmente contro Isner o due tie break contro Nakashima
basta sbagliare un punto al servizio e rischi di ritrovarti in grossa difficoltà. Il secondo favorito che paga 7,5 è Alcaraz. Alcaraz che ha un avversario di nome ma non complicatissimo come teoricamente Kokkinakis al secondo turno. I problemi potrebbero iniziare ad arrivare già al terzo con Griekspoor, che non è un fenomeno, però è un giocatore che su questi campi ci sa giocare. E poi i veri problemi potrebbero arrivare in ottavi contro o Urzak o Aliassim. E poi l'eventuale semifinale contro Fritz o Sinner, insomma, o Rune, diciamo che teoricamente il tabellone di Alcaraz non è complicatissimo. L'incognita di Alcaraz è il suo, diciamo, la sua condizione fisica, visto il ritiro avuto in quel di Acapulco che lo ha costretto a rinunciare al torneo e quindi insomma non sappiamo ancora bene se si è ripreso oppure no. Questa è un'incognita che pesa anche sulla quota di Alcaraz, che altrimenti se non avesse avuto infortuni sicuramente sarebbe stata inferiore. Il terzo favorito è Tsitsipas, che è la seconda testa di serie del tabellone. Ha un secondo turno dove troverà o Monfils o Thompson, avversari scomodi ma sicuramente fattibili. Il problema potrebbe venire da Cressy, che da testa di serie numero 32 è comunque un avversario molto pericoloso. In ottavi di finale potrebbe affrontare o Norri o Rublev. Più pericoloso secondo me l'inglese del russo, e poi vabbè teoricamente Rud in semifinale, ma insomma lì c'è anche Berrettini dalla sua parte di tabellone, ma io Berrettini onestamente lo vedo già molto male al terzo turno, quando dovrebbe sulla carta affrontare un pericolosissimo Norri al terzo turno. L'ultimo favorito, il quarto favorito del torneo è questo, è il nostro Jannik Sinner a 11. A 11 Sinner ha una strada abbastanza spianata, diciamocela tutta. Probabilmente uno dei migliori sorteggi che Sinner potesse avere. Perché il suo primo turno sarà uno tra Goyo e Gasquet e non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Al terzo turno potrebbe esserci Thiem permettendo il derby, Thiem o Mannarino permettendo, più Mannarino che Thiem, con Musetti, e anche questa, vista la condizione di Musetti, sarebbe un turno non impossibile. Poi si andrebbe a giocare l'eventuale ottavo di finale contro Rune per poi insomma avere appunto Rune in ottavi e poi nei quarti uno tra Fritz e De Minaur. Un tabellone che oggettivamente per essere testa di serie numero 11 in un 1000 è un buon tabellone e questo proietta anche Sinner nei top 4 favoriti del torneo. Passiamo a vedere gli altri italiani, come detto Berrettini lo abbiamo già visto, abbiamo nel primo turno un Fognini che affronta Shelton, poi chi vince andrà contro Fritz. Non fortunato Fabio a livello di tabellone, sia che dovesse battere Shelton poi con Fritz, la strada la vedo abbastanza chiusa. Abbiamo Musetti che rischia tantissimo
al suo primo turno, che sarebbe il secondo del torneo, soprattutto se nella partita tra Thiem e Mannarino dovesse passare il francese, secondo me con Thiem se la giocherebbe un pochino più comoda e poi troverebbe Sinner. Musetti avrebbe un buon tabellone, è la condizione che mi porta a dire che Sinner possa davvero fare per l'ennesima volta poca strada in questo torneo, pronto ad essere smentito, ma insomma, quello che abbiamo visto in Sud America è un Sinner che non lascia troppe aspettative per quanto riguarda questo torneo, anche perché a Musetti mancano le partite sul cemento americano. Liberettini lo abbiamo detto, abbiamo Sonego che affronta l'australiano Gulber nel primo turno, poi avrà Dimitrov e poi eventualmente Tiafoe. Sonego non ha un tabellone impossibile, però ci vuole il miglior Sonego per passare e per provare ad arrivare in ottavi di finale, dove poi in teoria sempre. Se tutto va a regolare, dovrebbe trovare Tsitsipas e lì probabilmente ci sarebbe il disco rosso. Andiamo a vedere un po' quello che succede nelle donne. Nelle donne, ovviamente, la favorita numero uno è la Swiatek. Possiamo tranquillamente andare a vedere le quote di Indian Wells femminile. Swiatek 2,5, Sabalenka 9, e quindi qua vedete che c'è già un grosso salto tra la prima favorita e la seconda. Pegula 11, Krejcikova 12, Rybakina 17, Gauff 21, Belinda Bencic 23, Kudermentova 26, Garcia 29, Sakkari 29. Poi insomma, poi sono tutte lì, nel senso che se saltano le prime favorite, poi veramente come sempre nel femminile del resto può veramente succedere di tutto. Azarenka 34, Jabeur 34, Collins 34, no, Collins 51, Kiss 51, Ostapenko 51, Pliskova 51, Samsonova 51, Vekic 51, e poi si va sulle lotterie fino a finire con Zhu, Zawnzewska, Wang, Wollnitz, insomma, Martina Trevisan, che pagano oltre 500. Andiamo a vedere i tabelloni nelle donne delle prime due favorite, non per altro, ma perché sono le due favorite più nette. La Swiatek che trova la Andreescu in un eventuale terzo turno, no, ovviamente non dovrebbe rappresentare un problema per quanto riguarda Iga Swiatek, né eventualmente la Liu né eventualmente la Van Jutavac. Poi in teoria in ottavi la Adad Maria, per poi trovare la Garcia nei quarti di finale e in semifinale la testa di serie più bassa nel suo lato del tabellone è Ons Jabeur. Tabellone tutto sommato più che accessibile per quanto riguarda la Swiatek, un pochino più complicato il tabellone della Sabalenka, perché la Sabalenka trova o la Rodina o la Cornet al primo turno, al suo primo turno, che in realtà è il secondo, poi la Vekic al terzo, una tra Krejcikova e Aleksandrova, almeno in teoria in ottavi di finale, Bencic o Gauff o Zhang o Anisimova nei quarti di finale. La testa di serie per la semifinale dovrebbe essere la Pegula. Pegula che, come detto, è la terza favorita del torneo, mentre la Krejcikova è la quarta. La Krejcikova che è finita nel lato di tabellone della Swiatek, se non erro. La Krejcikova, no, la Krejcikova è anche la Krejcikova è nel lato di tabellone della Sabalenka, quindi la Sabalenka ha praticamente la favorita numero 2 e numero 3 nello stesso lato di tabellone. Questo complica un pochino
il tabellone di Anna Sabalenka e rende senz'altro più agevole il tabellone della Swiatek, ma poi sarà come sempre il campo a dire se i bookmakers e se le previsioni della vigilia si verificheranno. L'appuntamento con Indian Wells per stasera alle 20, l'appuntamento con i pronostici del Fantatennis per stasera alle 19, quindi avete ancora circa 2 ore di tempo per fare i vostri pronostici. Io vi aspetto per commentare Indian Wells, vi aspetto nel canale, vi aspetto per seguire insieme questi 10 giorni di grande tennis dagli Stati Uniti, poi dopo questi 10 giorni un'altra abbuffata con Miami e poi si tornerà praticamente sul rosso europeo per giocarsi tutta la stagione su terra. Quindi seguite il canale, c'è Tennis H24, c'è un gioco come il Fantatennis che vi permette, se vincete, di andare a Roma per vedere le partite. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, ancora una buona festa della donna a tutte le donne e noi ci vediamo domani per commentare i primi risultati da Indian Wells. Ciao a tutti!